Devo fare il giretto giusto. Non è facile, eh? Super rischio. Dovrebbe tornare, se tornasse qua gli stacco la testa al tizio. Ha ripreso il giro solido. Vai, vai di là. Leviamo pure questo dalle palle. Cinque li stanno contando, fantastico. Stanno veramente contando i morti che fanno. Beh, sti due qua potrebbero anche sopravvivere. Ah, ma no, Gina Lee Brush, questa si chiama. Gina Lee Brush, secondo me è qualcuno che ci interessa. Magari gli diamo fuoco. Making a move. Sì. Tanto quello ci passa là sopra. Burns nice. Careful. They'll be able to see us now. Let's go. Get the fuck out of here, boys. Gina Lee Brush è esplosa. Povera Gina, spiace molto. Purtroppo capita. E adesso andiamo a fare. Innanzitutto questo. McCoy, is it? Dr. McCoy, actually. Sure. You're not really a doctor, right? If you're lucky, maybe one day you'll find out. No, però ce n'erano due là che potevo schioppare, no? Basta. My way. Quindi uno l'abbiamo levato. Quello del recinto del bestiame, che per... stranamente non so per quale motivo voleva farlo per ultimo. Dr. McCoy, actually. Sure, you're not really a doctor, right? Well, if you're lucky, maybe one day you'll find out. Simpatico McCoy. Aspettiamo che ritorni l'amichetto lì e poi ci pensiamo a fare gli altri. Qua non ci sono pozze alle quali si può dare fuoco. La contati 10. Let's go. 10. What do I do? Where did he go now? Got the beagle. You need some air. Kind of works. Sì, meglio. Let's light this up. Oh, this is wild. Questo vede l'amico suo. No, cavolo, ho caricato. Mi sa che posso ucciderlo questo qua quando si mette qua davanti. Perché l'amico suo non vede più in qua. Vediamo, eh. Quindi proviamo a dare una bella accettatona in petto. Upsi tu, ma preciso mentre andava giù, vabbè.
ci ha messo troppo a farlo fuori. Ah, eccolo che mo si gira questo. Però ce lo dovrei avere, ce la dovrei avere una finestra in cui riesco a ucciderlo. Vediamo un po', eh. Vai, levati dai coglioni. No. Niente, vabbè, mi tocca fare vecchia scuola. Facile, facile. Le guardioline da qua. Ok, no, questo non si può fare. Bisogna farlo con un po' più di coso. Sure thing, amigo. Time for the axe. 13. You've skipped 12. You can't count to 13. I didn't think you'd get past 3. È fantastico il banter tra loro due che contano quanti ne ammazzano. Mannaggia la miseria, stupendo. Vediamo che fa se vede l'amico suo che prende la cosa. No, però l'altro non caga proprio nessuno. Però potrei. Sì. Però prima devo fare quello con la. Con la giacchetta rossa. Palle. L'avevo salvato minuti fa, non volevo sprecare tempo. Spiccia di Ettore. You've skipped 12. You think I can't count to 13? I didn't think you'd get past 3. Objections here. Non so se riesco a farlo fuori questo qua col poncio. Più che altro devo vedere fino a dove arriva, perché se esce dalla vision del nemico col cappotto siamo a posto. L'importante è che arriva qua. Vediamo un po', Vediamo un po', se ci arriva gli facciamo subito una bella messa dentro brutta. Tutto spostiamo lui di qua. Vai qua. No! Vediamo se... Non si fa fregare quello col poncio. Peccato. Peccato, peccato, dovremmo fare fuori sti due al volo allora. Metto dietro a questo. You won't escape moving. Leave the big eyes to me. Alright. I'm in for some chocolate. Forse dovevo stare dall'altro lato con Ettore. Sai che conviene. Così esce dal bush e lo scrocchia subito. Sa fa casino. Come on, amigo. One by one. Just getting started. We need the haircut. Ora allora, aspettiamo che l'amica faccia avanti e indietro, eh?
girati, sia mia. Mamma mia, mi ha detto stra bene. Avevo sminchiato il play, vabbè, però è venuto bene alla fine. E a casa. Cavolo, ma cosa si deve riprendere? Sta solo a 5, dobbiamo cercare di far fuori un po' di nemici con McCoy. Allora, possiamo procedere. Andiamo. C'era sto tizio qua. Allora, qui dentro ce ne stanno. No, questo sta sparando lì, quindi sciallissimo. I campi. Questo non lo posso shottare perché c'è. Madre mia, questo qua sta proprio fissando preciso. Ah, però certo, certo, certo. Posso fare una bella cosetta qui. So, you're a doctor. Real one? You have a problem with that. Lockpicking, sharpshooting. You learned that in doctor school. I'm a man of many talents. It's my kind of battle. Oh, here you come. Just what I had in mind. Andate a piccare sta cosa un po'. Non pensavo. Proviamo col vecchio fischione della vita. Speriamo che l'altro amico si giri prima di vedere l'amico suo che esplode. Non l'ha visto per angoletto microscopico. Fantastico. 10-10. Non l'ha visto. Qualità. Altissima qualità. Ci appizziamo un attimo qua. Qui secondo me mi basta una bella. C'è anche. Potrei anche tirare una bella torcia là e fare quei due. No, secondo me pure una bella fucilata va bene. Hector sta a far fuori tutti. Andiamo, Doc. No objections here. Reminds me of the war. There's oil in that water. That's one of the oil puddles. All we need is to light it up. There's a bonfire over there. So, you're a doctor. Ah, bonfire over there, eccolo là. Lockpicking, sharpshooting. You learned that in doctor school. I'm a man of many talents. All right. Sì, però guarda quanta gente c'è lì. Oddio, sta passando qua dentro, è matto perso, Ettore. Ettoruccio. Ma questo lo vede quell'amico suo, secondo me? No, infatti mi sa che gli vado a dare una bella accettata. 16 coming through. Ok, se l'abbiamo levato. Andiamo di qua. Super rischi sta situazione qua. Infatti, I see you. Avevo detto che era super rischi. Next
burns nice. Sure thing, amigo. What's that? Fuck. Oh. Oh. Beh, però quell'altro lo posso far fuori col doc. Allora, vediamo se lui riesce a non farsi beccare stando in quel punto lì, più che altro. Se no è critica, perché... cavolo, però quello non riesco a farlo fuori. Forse mi conviene... Tacci tu, Hector, quasi ti sei fatto pizzicare. Non si è accorto di niente. Aia. Ah, vero. Quell'altro se ne accorge. Giusto. Keep your eyes peeled. Make some noise. Troppo lento. Potrei fischiare però, quello sì. Looks like a job for Bianca. Just the storm has a room that stay clear of the lights. Let's lure someone in. My way. Oh no, se ne sono accorti. Cavolo, era andata così pulita come cosa. Salviamo, vediamo che riusciamo a fare. Perché questi guardano proprio il tizio lì, quindi finisce che... bisogna vedere dove... quando se ne stanno andando fuori dalle palle. Tipo adesso potrebbe essere un buon momento. No, perché fanno il giro di là. Vediamo quando è che posso prenderli alla sprovvista. Dovrebbero fare il giro dall'altro lato, fanno una specie di 8 fanno. Ma McCoy è troppo lento. Troppo lento McCoy. Troppo lento. Facciamo così, aspettiamo che facciano, che se ne vadano a fare in culo. Io levo i tizi, li metto, lo metto qua. Oh. Ah, è vero, però c'è l'altro tipo che va distratto. Pure io so bello sveglio, eh. Ah. Facciamo così. Ma appena cappotto patata si è levata le palle. Questo tizio qui random che mi ha beccato così senza motivo. Whoever this is, come on out.
Non so per quale motivo aveva deciso di venire. Vabbè. Interesting. Let's go. Vabbè, però mo posso far fuori questo senza grossi problemi in teoria. Ma questo col poncio lo... Ma questo sta facendo un mega pisciatone. Questo col poncio lo facciamo fuori con McCoy. E poi andiamo a prendere una torcetta e diamo fuoco a tutti gli amichetti. Ma avrebbero visto altrimenti. Go, Mr. McCoy. Andiamo a spegnere sta lampa da qua, tra l'altro. That whiskey has my name on it. Just what I had in mind. Croccante. Dove avevo salvato. Questa l'abbiamo risolta. Se girano gli devono appresso questo. Tanto qua dovrei stare super safe. Vediamo un po'. Tra l'altro chissà, se gli tiro la torcia in testa li faccio fuori a prescindere. Chi lo sa. Tipo lì. There goes the third long coat. So, where'd you find your Bianca? Old blacksmith gave her to me. Said nobody wanted her because she was too big. And not for you. Oh, you should have seen her. All battered and rusted up. I had to polish her, clean her, oil her. I think I've heard enough, thank you. It makes for Chan. Questo non vede una mazza, appena passa di là gli diamo subito una zaccagnata infinita. Undici anche per Mr. McCoy. Questo penso di... No. Cavolo. Ok, so come fare.
Innanzitutto leviamo questo dalle palle, che se lo vedo sono affari nostri. Questo viene a vedere il coso. Croccantissimo. Lì basta una torcia in realtà. Non ho visto nulla voi signori. Vado a prendere una bella torcetta, vado a spegnere pure questa che... fa troppo ride che si tiene il cappello. Salviamo. Vediamo appena quei tizi se fanno cose. Tiro un torcione là e li famo fuori subito. Tanto in teoria se lo butto qua dovrebbero schioppare, giusto? Ok. Molto poco bene. Ah, c'era un bastardo sulla cosa. Croccante. Oh no, l'ho fatto correre. Ok, quindi devo andare a fare secco quello sulla torre con Hector per prima cosa. Hector. Minchia Hector, lo spasmo umano che continua a correre. Maledizione. Ma è scemo Hector. I see. This is the life. I could do without the rain. Come on, Doc. Tell me you're not enjoying this. I didn't say that. Ma va a cagare, non. Ho premuto il tasto sbagliato. Dovevo istasciottarlo, tagliargli subito la testa. I got the tools for the job. Can't have fire in here. Ah, gli si è spenta la torcia. This is the life. I could do without the rain. Come on, Doc. Tell me you're not enjoying this. I didn't say that. Okay. Ripperino. Cacciatore di taglie veterano, progresso di un achievement. Non so cosa fa questo achievement. Ok. Oh no. Mi si è spenta la torcia, è una situazione molto triste questa. That'll do. Allora adesso andiamo a fare fuori questi qua. Ok, non con tutta questa facilità. Perché c'è questo tipo che ci vede. Come faccio? La so tirata sui piedi. Aspetta un attimo, magari Hector può. No, questi li vorrei fare fuori malamente. Aspetta. Allora facciamo così, vediamo se riesco a farlo veloce.